Oggi sono qui apposta per dirvi che non solo si è dipendenti dalle sostanze, tabacco, alcol, cocaina, eroina, ma anche dalle persone. Ebbene sì, è un bel problema quando si è dipendenti dalle persone. Perché quando sei dipendente da una persona, se non la vedi ti manca l'aria. Anche se non la senti, non la vedi per un giorno, ti manca l'aria. Quindi, quando ci litighi, stai peggio che con altre persone. Devi fare pace subito, sennò ti manca l'aria e poi diventi isterica. Devo fare pace! E ti metti a piangere disperata e fai degli urli come se ti stessero per ammazzare la mamma o ti stessero per tagliare una mano, non lo so. Insomma, cominci a perdere la ragione. Perché vuoi fare pace subito? Inizi magari ad andarli sotto casa, non lo so. E sai perché? Perché hai bisogno completamente di questa persona, ma c'è un problema. Che poi questa persona inizierà a manipolarti perché tu hai bisogno di lei. Quindi non riuscirai mai a dirgli di no, gli dirai sempre di sì per paura di perderla e poi perché hai bisogno di stare con lei. Più la vedi, più stai meglio. Se non la vedi, non la senti, ti manca l'aria perché sei dipendente da questa persona. E quindi è un bel problema. Direi proprio che è un bel problema. Come superarlo questo problema? Veramente non lo so. Si potrebbe superare iniziando piano piano a pensare un pochino più a noi stessi invece che con gli altri. Perché sennò potrebbe verificarsi un problema che magari quando litighi con questa persona di cui sei molto dipendente potresti iniziare a pensare a un suicidio o tentare il suicidio in casi più estremi. Quindi dovresti concentrarti più su te stesso, senza essere dipendenti degli altri. E con questo ho detto tutto. Grazie, alla prossima, buon sole sciolto.